Gentili telespettatori, buon pomeriggio dalla Pala Quaresima di Cingoli. Stanno per scendere in campo le formazioni della Santarelli Cingoli e dell'HC Nuoro per la nona giornata del campionato di Serie A femminile Beretta. Queste le formazioni per l'HC Nuoro con il numero 25 Basolu, con il numero 77 Chester, con il numero 20 Martina Filindeu, con il numero 60 Lucia Firino, con il numero 28 Benedetta Firino, con il numero 10 Giulia Madau, con il numero 19 Ana Mostoni, con il numero 7 Michela Notariani, con il numero 11 Marta Podda, con il numero 98 Sandra Radovic, con il numero 78 Domenica Satta, con il numero 1 Martina Sizia. In panchina, insieme all'allenatore Roberto Dejani, abbiamo Giulia Gianoglio. Per la Santarelli Cingoli con il numero 14 Chiara Bartolucci, con il numero 3 Sara Bartolucci, con il numero 16 Lenia Battenti, con il numero 4 il capitano Eva Cappelli, con il numero 6 Chiara Ciattaglia, con il numero 17 Sofia Cipolloni, con il numero 18 Francesca Cristalli, con il numero 1 Margherita Danti, con il numero 5 Fatima Faris, con il numero 26 Alice Gian Bartolomei, con il numero 7 Cristina Nardon, con il numero 20 Caterina Mariniello, scusate, con il numero 11 Francesca Piattella, con il numero 10 Jessica Torelli e con il numero 8 Roberta Velieri. In panchina l'allenatore, il primo allenatore Nico Analla, poi con il vice allenatore Sergio Palazzi abbiamo Simone Ciattaglia, Giuliano Danti e Giuseppe Bartolucci. A dirigere l'incontro i signori Fato e Guarini di Fasano e Alberobello. Dicevamo dell'importanza di questo incontro che è in chiave salvezza. Infatti il Cingoli è terz'ultimo con 2 punti, frutto dell'unica vittoria 2 settimane fa in casa con il Cellini Padova, che occupa attualmente insieme al Nuoro l'ultima posizione con 1 punto a testa, frutto del pareggio tra le due squadre, appunto quella del Nuoro e del Padova. Dicevamo quindi un incontro importantissimo ai fini della salvezza, come suol dirsi, un incontro che vale doppio. Il Nuoro deve rinunciare, purtroppo è in panchina, diciamo non in perfette condizioni, alla sua straniera Sandra Radovic, mentre il Cingoli ha in panchina Sofia Cipolloni, anche lei però non in perfette condizioni. E si inizia il fischio d'inizio. Adesso il primo possesso palla è per il Nuoro che si schiera dalla sinistra a destra. Ha perso subito il pallone dalla squadra ospite. Dicevamo Nuoro in maglia bianca, pantaloncini blu, mentre il Cingoli in maglia nera, alla destra dei posti del Chermi. Il Cingoli che molto sportivamente ha ridato palla al Nuoro che l'aveva persa in maniera così un po' diciamo rocambolesca. Adesso può continuare portare il suo primo attacco. Le ragazze di Mister Dejana con il numero 78 Satta, vediamo nel ruolo di terzino destro. Il giro palla adesso con il numero 7. C'è la penetrazione di Notarianni che va subito a realizzare la prima rete per le ospiti. Risponde il Cingoli adesso con la formazione, diciamo, titolare, ad eccetto di Sofia Cipolloni, Sara Bartolucci. Lo scambio con Velieri che tenta l'uno contro uno. Buona la difesa del Nuoro. Adesso Cristina Lenardon, che aveva avuto l'ottima intuizione del bel passaggio schiacciato per il pivot Mariniello, ma che è stata fermata numero 20 del Cingoli. Adesso il 9 metri già battuto, sempre Bartolucci, Ciattaglia, adesso ancora Mariniello, Bartolucci, adesso Velieri che va al tiro basso, schiacciato, ma risponde bene il portiere del Nuoro. Adesso tentativo di contropiede fermato da Francesca Cristalli.
E palla di nuovo al Cingoli, dicevamo bella la parata del numero 1 Sizia sul primo tiro del Cingoli ad opera di Roberta Velieri. Secondo attacco adesso del Cingoli, c'è Sara Bartolucci, il tiro viene stoppato, smorzato al numero 78 Satta, poi c'è un fallo sulla Bartolucci che cade un po' pesantemente a terra, ammonito il numero 10 Madau. Ancora il Cingoli con Ciattaglia, Cristalli, adesso Velieri, Bartolucci, ancora il tiro murato dal numero 78 Satta, ancora però palla recuperata dal Cingoli, sempre con Bartolucci, Lenardon, ancora Bartolucci, adesso Ciattaglia, il tiro è fuori, ancora questo secondo attacco del Cingoli, riparte il Moro, punteggio dopo 3 minuti di gioco, vede in vantaggio le ragazze sarde per 1-0. Notarianni, giro di palla con Satta, con il numero 19 Mostoni. Adesso ancora Mostoni per Notarianni, il tiro basso, la parata questa volta di Ilenia Battenti. Tentativo di rubare palla del numero 25 del Sassari, Basolu, non è riuscito, riparte il Cingoli ma perde palla in attacco, quindi riparte il contropiede veloce delle ragazze del Nuoro, che Basolu per Satta che va a realizzare il 2-0 per il Nuoro dopo 3 minuti e 45 di gioco. Il Cingoli ancora non è riuscita a realizzare la sua prima rete. Sono sempre Bartolucci, Ciattaglia, Velieri, giro palla adesso ancora all'ala per Lenardon, ancora Ciattaglia, il tiro di Bartolucci, questa volta ancora il tentativo di stoppare il tiro a parte di Satta, che però spiazza il proprio portiere, quindi c'è la prima rete del Cingoli, un po' fortunata questa volta Sara Bartolucci, che accorcia per la squadra di casa. C'è uno sfondo adesso fischiato al numero 19 Mostoni, può ripartire il Cingoli con Velieri, e il tiro, l'uno contro uno del numero 8 Roberta Velieri, che va a pareggiare 2-2. Ancora Nuoro con Satta, cambio con Notarianni, Mostoni, ancora Satta che perde palla, la recupera e il tiro è fuori, ma c'era un fallo di Bartolucci e quindi un 7 metri per il Nuoro e la munizione per il numero 3 del Cingoli. Sulla linea dei 7 metri è pronta Satta e c'è la rete con il tiro basso nel numero 78 del Nuoro, che riporta in vantaggio la propria squadra, quindi 3-2 per le ospiti qui al Palla Quaresima dopo 5 minuti e 45 secondi di gioco. Ciattaglia, ancora Velieri, Bartolucci con Lenardon nello scambio, adesso Ciattaglia che tenta, cercato il, ma c'è adesso un fallo subito battuti 9 metri da Cristalli, sempre Cingoli che fa un po' di difficoltà nel portare un'azione pericolosa, adesso il tiro di Bartolucci e c'è la parata ancora di Martina Sizia, che fa ripartire subito il Nuoro, velocissima la Notarianni, parata, tiro in doppio appoggio parato dalla Battenti, riparte ancora il Cingoli, fase un po' confusa di gioco, perde palla
Perde palla Sara Bartolucci, ancora qualche imprecisione, ancora gioco un po' frammentario in questi primi minuti qui al Pala Quaresima. Quindi nuovo possesso palla del Nuoro. Notarianni, Satta e Mostoni. Giro palla tra le tre giocatrici centrali. Adesso il tentativo di rubare palla di Cristalli non riesce. Ancora questa volta Notarianni che ha questo tiro in doppio appoggio che ha sorpreso la difesa del Cingoli. È ancora un doppio vantaggio del Nuoro, 4-2. Ciattaglia, Bartolucci, Lenardone. Adesso intanto Mariniello è entrata in posizione di più. Recupera Cristina Lenardone, il pallone sul tentativo dell'ala sinistra del Cingoli, sfortunata Chiara Ciattaglia che ha colpito il palo e riparte il Nuoro con Satta. Il tiro della Satta sempre da fuori, va a realizzare ancora terza rete personale per il numero 78 del Nuoro, 5-2, massimo vantaggio Nuoro adesso dopo 8 minuti di gioco. Cingoli deve un pochettino deve riorganizzare le idee. Ciattaglia adesso e c'è il fallo ai 9 metri sul tentativo di penetrazione della centrale del Cingoli. Ancora lo scambio Velieri Ciattaglia, Bartolucci, Lenardon, ancora Ciattaglia, passaggio al pivot e c'è questa volta cartellino giallo, ammonizione per Mostoni. Parte il Cingoli sempre l'attacco, adesso Lenardone va a trovare un improbabile uno contro uno e commette fallo di sfondo, intercetta Cristalli in contropiede e c'è il 7 metri e 2 minuti per la giocatrice più pericolosa fino a questo momento del Nuoro, il numero 78, che è stata molto ingenua quanto oramai Cristalli era in posizione defilata, ha commesso anche il fallo. Quindi 2 minuti e 7 metri per il Cingoli e la rete con il tiro schiacciato di Sara Bartolucci che accorcia le distanze, 5-3 Nuoro. Nuoro adesso in inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Notarianni, Bassolu, Mostoni, il tentativo di passaggio all'ala, sempre buona la difesa del Cingoli. Adesso Mariniello, Notarianni, sempre Mostoni, lo scambio tra le due, il tiro questa volta alto della Notarianni, una buona difesa in 6-0 del Cingoli. Adesso Velieri, Ciattaglia, Bartolucci, ancora un tiro parato alla Bartolucci da parte di Martina Sizia che ha preso le misure al terzino sinistro numero 3 del Cingoli. Può ripartire il Nuoro con Madau, lo scambio con Notarianni, sempre Basolo che tenta l'uno contro uno, bravissima finta a sinistra, piede perno, azione tipicamente da basket, si è girata dall'altra parte, è andata a liberarsi e a realizzare la sesta rete per il Nuoro. Ancora il Cingoli che perde palla, troppe troppi errori da parte delle giocatrici di casa che hanno perso almeno 3 o 4 palloni.
6-3, intanto rientrata Satta, ristabilita la parità numerica. Cingoli che non ha saputo sfruttare questi due minuti in superiorità numerica. Tiro dall'ala del numero 10 Madau, va fuori sul lato opposto alla destra di Battenti, riparte il Cingoli, Nardon, Bartolucci perde palla e la recupera, poi ci attaglia, scambio con Velieri, ancora Bartolucci, adesso Lenardon. Ancora un'indecisione da parte del Cingoli. Ci attaglia per Bartolucci. Non riesce il passaggio smarcante all'ala, perde palla ancora il Cingoli. Avvio delle locali un po' sicuramente sottotono. E due minuti a Francesca Cristalli, che sinceramente si era fermata, aveva lasciato il tiro al numero 25 Basolu. Comunque c'è stato un 7 metri e 2 minuti per Francesca Cristalli, adesso un momento delicato per il Cingoli. E la parata questa volta di Ilenia Battenti sul tiro di Satta. Adesso Cingoli in inferiorità numerica. Intanto c'è stato un cambio nelle file del Cingoli, è entrata Eva Cappelli, il capitano all'ala sinistra, Cristina Lenardon si è spostata nel ruolo di terzino sinistro. Il tiro ancora della Lenardon sulla traversa, ancora una volta sfortunata. Riparte il Nuoro con Madau, Notarianni, Satta, Mostoni. Ancora Satta per Mostoni, il tiro della Satta da fuori che va a realizzare la sua quarta rete, la settima per il Nuoro. Massimo vantaggio per le ragazze di Deiana, che stanno conducendo per 7-3 sul Cingoli, che fino a questo momento sta disputando una gara al di sotto delle proprie potenzialità. Ancora Cingoli in avanti, Lenardon adesso. Sia Lenardon che ha ricevuto fortuitamente un colpo al viso dal numero 10 Giulia Madau, adesso nulla di grave, si è rialzata il numero 7 del Cingoli. Dicevamo 7-3, massimo vantaggio del Nuoro, ma il Cingoli deve, per rientrare in partita, deve sicuramente invertire la marcia. Adesso ancora un fallo della Madau, che questa volta è sanzionato con i due minuti. Nove metri per il Cingoli, adesso le squadre hanno entrambe una giocatrice in meno. Lenardon ci attaglia Velieri, lo scambio tra le tre giocatrici, Cappelli, ancora Lenardon. Rientra intanto Faris per il Cingoli, adesso superiorità numerica per le ragazze di casa. Dall'ala Velieri e va a realizzare sullo scalare, liberata in posizione di ala destra, Roberta Velieri. Accorcia 7 Nuoro, 4 Santarelli Cingoli, a metà circa del primo tempo. Notarianni, Satta, Mostoni, sempre il giro palla, adesso sfugge il pallone alla Satta, la palla è recuperata dalla Mostoni, che ritorna in avanti, va al tiro basso, schiacciato, palo interno e rete
del numero 19 Mostoni, che va a realizzare la sua prima rete. 8-4 ancora, massimo vantaggio del Nuoro. Lenardon, il tiro e la parata del numero 1 della squadra ospite, Martina Sizia, che fino a questo momento è stata decisiva, autrice di alcune bei interventi, belle parate che hanno permesso alla propria squadra di portarsi sul più 4. Satta adesso ha cercato l'uno contro uno. Buona la guardia di Faris in mezzo, ancora Satta, Mariniello, ancora il Cingoli che cerca di rubare palla. Fischiato ancora un 9 metri. Mostoni, Satta, Notarianni, intanto rientra l'ala destra Madau, quindi ristabilita la parità numerica. Satta, Notarianni, Mostoni, ancora il giro palla e c'è questa volta un'infrazione di passi fischiata al numero 19 del Nuoro. Riparte il Cingoli, Velieri per Ciattaglia, poi Lenardon all'ala per Cappelli sul primo palo. Questa volta Eva Cappelli beffa Martina Sizia sul primo palo con un tiro schiacciato basso. Cingoli quindi che accorcia sul meno 3, 8-5, sempre conduce il Nuoro. Mostoni, Satta, Notarianni, sempre il solito giro palla del Nuoro. Attacco ancora e c'è il primo time out richiesto dal tecnico ospite Roberto Degliana. Chiedo il parere a Giacomo su questa prima parte, questa prima metà del primo tempo, sull'andamento della partita. Buonasera a tutti, sì, una partita un po' in ombra per la Santarelli Cingoli, che non ha iniziato con il piede giusto questa partita, mentre il Nuoro ha messo in campo una grande aggressività e è tenuto a galla anche dalle parate della numero 1 Stizia. Comunque bisogna fare di più per la Santarelli, perché questa gara, come hai detto tu anche alla presentazione, è una gara da 4 punti, da non sbagliare. Vedremo adesso come andrà a finire questo primo tempo, sperando che la Santarelli riesca comunque ad accorciare. Sì, grazie Giacomo, riprendo la linea. Sì, hai sintetizzato in maniera perfetta questi primi 17 minuti di gioco, in cui abbiamo visto la squadra di casa sbagliare molto, anzi troppo. Infatti il punteggio la condanna a un meno 3. Santarelli che è stata sempre a rincorrere l'avversario con un gap anche di meno 4 prima sul 7-3 e sull'8-4. Vediamo come proseguirà adesso l'incontro. Intanto è tutto pronto per la ripresa del gioco dopo il time out, dicevamo, chiesto da Roberto Degliana. Sempre palla in attacco per il Nuoro, con la Satta, Notarianni, Basolu, lo scambio sempre con Mostoni, Notarianni, Satta, adesso che si è spostata posizione di terzino sinistro. Madau, sempre possesso palla del Nuoro. Mostoni, ancora Satta, il passaggio all'ala, il tiro quasi da un angolo impossibile di Basolu, non si fa sorprendere battenti. Riparte il Cingoli, Lenardon per Ciattaglia che tenta. È fischiato uno sfondo a Chiara Ciattaglia, che adesso non va a buon fine il tentativo passaggio al pivot da parte di Satta alla Madau. Riparte palla recuperata al Cingoli, che riparte in attacco sempre con Lenardone.
Ciattaglia e Velieri, difesa del Nuoro schierata. Velieri sempre giro palla con la Lenardon, adesso ancora Chiara Ciattaglia, Lenardon che va al tiro basso, schiacciato. Si sblocca anche Cristina Lenardon. Va ad accorciare, meno 2, 8-6, prima rete per la Lenardon. Riparte il Nuoro, sempre azione in attacco, Mostoni, Satta, adesso al tiro, Satta questa volta non è fortunata, il numero 78 del Nuoro, palla sul palo esterno, poi in rimessa laterale già battuta dal Cingoli, adesso Ciattaglia per Lenardon, Cappelli ancora Lenardon, adesso tenta Velieri, fa buona guardia, ancora Ciattaglia e ancora sul tiro basso, bella la parata di piede della Sizia, riparte Nautarianni, velocissima, tiro sul palo e questa volta palla che batte sul piede del portiere Battenti e termina in rete, 6-9 con la rete di Michela Notariani, numero 7 del Nuoro, terza rete personale, ancora un tentativo il Cingoli, parato con i piedi dalla Sizia che rilancia subito e fortunatamente il Cingoli riesce a intercettare il lungo rilancio del portiere Sizia che intendeva servire la propria compagna appostata in contropiede, lanciata in contropiede, recupera palla quindi il Cingoli che si riporta in attacco con Lenardon, Velieri, Ciattaglia, Cristalli che non riesce ad andare alla conclusione, fermata, già battuto il fallo dai 9 metri, Lenardon, sempre Velieri, Cingoli che fa difficoltà contro la difesa schierata del Nuoro, anche se non, e c'è il tiro adesso in doppio appoggio di Lenardon che va a togliere la ragnatela sul 7 alla sinistra di Martina Sizia, riporta il Cingoli a meno 2, 7 Santarelli Cingoli, 9 Nuoro, dopo 21 minuti di gioco, 9 minuti al termine questo primo tempo. Ancora adesso Satta, c'è un fischiato, forse un passi alla Satta che sta chiedendo ma perché mi avete fischiato palla comunque alla Cingoli che riparte adesso con l'ennesima azione d'attacco, Cingoli che ha possibilità di rientrare in partita e riportarsi a meno uno, vediamo gli esiti di questa azione, Lenardon, Velieri, Ciattaglia, si scambiano di posto le due, adesso Velieri, Ciattaglia, Lenardon, e ancora un colpo in faccia alla Lenardon, e forse la sanzione è in faccia, quindi c'è il cartellino, due minuti dopo il colloquio tra i due arbitri, forse si pensava a un cartellino rosso perché il colpo è stato dritto in volto, ma forse hanno ritenuto non così grave il fallo, direttore di gara. Ancora due minuti per il numero 10 Madau che ha la sua seconda esclusione, in Ardona all'ala per Eva Cappelli, la parata ancora della Sizia, la palla in rimessa laterale già battuta al Cingoli, Lenardon, passaggio a Faris e c'è ancora una difesa arcigna del numero 19 Mostoni, un po' di scintille tra Faris e Mostoni, c'è intanto Sara Bartolucci sulla linea dei 7 metri e la parata della Sizia, recupera palla la Cappelli per il Cingoli, quindi palla ancora in attacco per la squadra di Nico Analla,
sulla respinta del portiere, è stata la più veloce Eva Cappelli a recuperare palla, e ancora Cingoli in attacco, e adesso entra Acciattai, ancora un tiro parato dai 9 metri, incredibile, il portiere sardo sta facendo la differenza in questa gara. Adesso la difesa della Lenardon sulla Satta, punteggio che è fermo da qualche minuto sul 9-7 per la squadra di Roberto Degliana. Satta ancora la palla all'ala, e questa volta Basolu non sbaglia, 10-7 più 3 per il Nuoro, scusate, poco più di 6 minuti al termine del primo tempo. Passaggio alla Lenardon, il tiro, e questa volta si fa sorprendere Martina Sizia, e la Lenardon va a realizzare la sua terza rete personale con un tiro in doppio appoggio, 10-8, 6 al termine di questa prima frazione qui alla Pala Quaresima di Cingoli, tra la Santarelli Cingoli e l'HC Nuoro. Recupera la palla Francesca Cristalli, ma gli arbitri dicono che ha commesso un fallo sul Basolu, quindi palla ancora al Nuoro, che può attaccare con Satta, Mostoni, c'è lo sfondo questa volta nel numero 19 del Nuoro, riparte il Cingoli, Lenardon, Velieri, lanciata verso la porta avversaria, Lenardon, e il tiro ancora di Cristina Lenardon, che ha messo il turbo a realizzare la quarta rete personale e riporta a 5 minuti esatti al termine il Cingoli a meno 1. Notariani ancora, e c'è il tentativo di anticipo non riuscito, poi la parata dall'ala questa volta di Margherita Danti sul tiro della Basolu, riparte il Cingoli con Lenardon, Ciattaglia, Velieri, adesso possibilità per la squadra locale di portarsi in parità. Adesso c'è la difesa più aggressiva sulla Lenardon, Velieri, adesso Ciattaglia perde palla, la recupera Cappelli, ancora per la Ciattaglia, ancora Velieri che va il tiro, la parata di Sizia, ancora riparte velocissimo il Nuoro, c'è Velieri che ferma la Satta, 9 metri. Notarianni, Mostoni, Satta, ancora Nuoro in attacco, è pronto un time out, vediamo nelle mani di Iconalla il cartellino verde, e intanto il Nuoro con il numero 10 Madau, che va a realizzare la sua prima rete, riporta il Nuoro a più 2, 26 minuti e 24 secondi, quindi poco più di 3 minuti e mezzo al termine. Mister Nicolalla della Santarelli chiama il suo primo time out qui alla Pala Quaresima, ancora il Nuoro in vantaggio, Cingoli per tutto il primo tempo sempre a rincorrere le ragazze di Degliana. Giacomo, cosa pensi di questa seconda parte dell'incontro? Ma sì, adesso Cingoli ha avuto la reazione, bene così, perché si è rimessa in partita, un meno 2 che insomma mette al piano diritto per la squadra di Anala di poter raggiungere quantomeno il pareggio. Si sono viste belle cose, belle giocate, le giocatrici hanno rischiato di più rispetto alla prima fase, bisogna continuare così. C'è stato anche un calo, bisogna dirlo, un calo del Nuoro, ma comunque sarà una partita tirata fino alla fine secondo me. Grazie Giacomo. Tanto gli arbitri hanno fischiato per la fine del time out,
palla a centrocampo del Cingoli. Dopo la rete, l'ultima rete subita dalla Santarelli ad opera del numero 10 Giulia Madau. Riparte quindi l'attacco del Cingoli, adesso Faris in campo anche in attacco al posto di Mariniello, rientrata anche Sara Bartolucci. Anal ha fatto rifiatare ancora adesso questa difesa aggressiva del Nuoro che ha recuperato palla rubandola alla Cristalli. Notarianni scambia la palla con la Satta, con Mostoni. Riparte quindi il Nuoro. Cingoli che si è fatto rubare palla in attacco, ancora la Satta, il tiro, e questa volta ancora la parata del portierino del Cingoli, Margherita Danti, classe 2006. Piattella Bartolucci, intanto è entrata in campo la veterana del Cingoli con il numero 11, Francesca Piattella. Velieri, adesso c'è il passivo fischiato al Cingoli. Un fallo ancora energico della Mostoni, scusate, sulla Velieri. C'è il passaggio al Faris che si è liberata, è andata a conquistarsi un 7 metri. Bella il passaggio al pivot, adesso rientra Cristina Nardone per andare a tirare il rigore, 7 metri. La Lenardon che va a realizzare ancora la sua quinta rete, riporta il Cingoli a meno 1, Nuoro che conduce per 11-10, un minuto e mezzo al termine circa di questa prima frazione di gioco. Notarianni, passaggio il pivot, perde palla Madau, ma subisce un fallo, ancora battuta subito i 9 metri, ancora l'attacco del Nuoro. Notarianni, fermata alla Marinello, il passaggio all'ala intercettato, ma è nell'angolo già battuto per il Nuoro. Ancora Satta, ancora il passaggio all'ala, non se la sente tirare e ci pensa però la Satta, che va a cogliere l'angolino alto alla sinistra di Margherita Danti, riporta il Nuoro a più 2, 12-10, 40-50 secondi al termine circa. Bartolucci, Piattella, Faris, vediamo quest'ultimo attacco del Cingoli se riuscirà. Velieri, passaggio, recupera palla Cappelli, ancora Faris e c'è la rete del pivot del Cingoli sul bel servizio di Eva Cappelli. Faris che va a realizzare la sua prima rete. Adesso 10 secondi al termine, vedremo se riuscirà il Nuoro a portare un'azione d'attacco. 5 secondi, Notarianni, la parata e la rete sulla sirena del numero 10 Madau, che è stata prontissima a riprendere l'ottima respinta, l'ottima parata di Margherita Danti e a riportare ancora il Nuoro a più 2. E si conclude così il primo tempo qui al Pala Quaresima di Cingoli. Santarelli Cingoli 11, Nuoro 13, a risentirci tra 10 minuti circa.
Gentili telespettatori, ben ritrovati dalla Pala Quaresima di Cingoli per questo secondo tempo dell'incontro Santarelli-Cingoli e HC Nuoro per la nona giornata del campionato Serie A femminile Beretta. Cingoli che ha chiuso in svantaggio il primo tempo per 13-11, è il primo attacco, adesso la Lenardon che va a realizzare ancora con un tiro dai 9 metri, quindi Cingoli che si riporta a meno 1. Dicevamo delle due squadre che devono rinunciare a delle pedine importanti nella fine del Nuoro, la straniera Radovic che è in panchina solo per onor di firma in quanto infortunata al ginocchio, e ancora adesso subito la Notarianni va a riportare il più 2 del Nuoro. Dicevamo la straniera Radovic costretta alla panchina per l'infortunio al ginocchio, così come il Cingoli deve rinunciare a Sofia Cipolloni, anche lei infortunata nella gara di 2 settimane fa contro il Cellini Padova. Adesso ancora il Cingoli in attacco, Cappelli per Ciattaglia, Lenardon, Velieri, e questa volta il tiro di Lenardon, e la Sizia non si fa sorprendere, riparte velocissima il numero 7 del Nuoro, ancora lei indisturbata, arriva sui 9 metri e fa partire un tiro in doppio appoggio, molto tiro fortissimo che ha sorpreso Margherita Danti. 15-12, Ciattaglia, Velieri, palla persa purtroppo da Francesca Cristalli, il tiro di Satta e la parata questa volta con i piedi di Danti che fa ripartire il Cingoli. Lenardon per Cappelli, adesso per Ciattaglia, Velieri che finalmente riesce a sorprendere la Sizia con un tiro basso alla sinistra del numero 1 del Nuoro. 13-15. Il tiro schiacciato del numero 19 del Nuoro, la Mostoni, e risponde subito il Cingoli, ma non si fa sorprendere la Sizia. Ancora Notarianni, e questa volta c'è il Velieri che nel tentativo di fermare la Notarianni, che cade malamente a terra appoggiando il ginocchio sinistro, e la Notarianni numero 7 del Nuoro a terra, gioco è fermo. È entrato in campo il dottore per vedere un attimino le condizioni del numero 7 del Nuoro, che adesso viene accompagnato in panchina. Ci dispiace, veramente molto sfortunata questa giocatrice che fino a questo momento era risultata una delle migliori delle sue. Entra all'ala sinistra il numero 28, Benedetta Firino. Satta, Basolu, lo scambio con Mostoni, ancora Satta, il tiro della Satta da fuori, la parata di Battenti.
cioè, la difesa aggressiva sulla Lenardon da parte del numero 77 Chester. Palla sempre in attacco il Cingoli, Lenardon ci attaglia e questa volta non difende bene Satta e ci attaglia, realizza la sua prima rete di questo incontro. Chiara ci attaglia, Cingoli ancora a meno 2. Basolu, Mostoni, dicevamo la nuova entrata all'ala destra, Chester, Satta, adesso c'è il fallo subito dalla Satta, 9 metri, già battuto da Madau, fallo di piede del numero 25 Basolu e palla ancora al Cingoli. Entra adesso Francesca Piattella ed esce Eva Cappelli, Cristina Lenardon è marcata uomo, Francesca Piattella ancora Ciattaglia, l'ala Cristalli, la parata di ancora della Sizia che però recupera palla Cristalli e intercetta il passaggio del portiere, si va a riscattare e a realizzare il meno uno. Francesca Cristalli, prima rete anche per lei di questo incontro. 16-15, conduce sempre il Nuoro. Basolu, tentativo di passaggio al pivot, recuperata palla, a fallo di piede del Mariniello, sempre Satta. Il tiro, il palo della Satta, la palla è recuperata dalla Mostoni, Basolu, Satta. Ancora lo scambio tra le tre, adesso Basolu che è passata nel ruolo di centrale dopo l'infortunio di Notariani. Il tentativo di tiro di Madau intercettato dalla difesa del Cingoli, Cristina Lenardon. E adesso la Ciattaglia, Chester che è sempre a uomo da alcuni minuti su Cristina Lenardon. Cappelli, Ciattaglia, ancora lo scambio tra le due, Ciattaglia, Velieri, tentativo di attacco ben difeso dalla Madau, ancora il Cingoli, Ciattaglia, Velieri, ancora Ciattaglia. Il tiro parato ancora dalla Sizia, riparte il Nuoro. Madau, Mostoni, Satta, velocissimo il tiro da fuori, la palla toccata dal portiere del Cingoli sul palo. E quindi può ripartire ancora l'attacco della formazione della Santarelli Cingoli in maglia nera. Ciattaglia, Velieri, sempre Lenardon marcata uomo dal numero 77 Chester, adesso Cappelli, ancora Velieri che cerca, sbaglia il passaggio all'ala che viene intercettato ma dalla difesa del Nuoro, ma c'è un fallo ancora, quindi palla ancora in attacco al Cingoli. Mariniello adesso, Velieri, Ciattaglia, ancora difesa aggressiva anche sull'ala, la Velieri ancora, il tiro di Roberta Velieri oggi non in forma migliore. Madau, gioco veloce e c'è la palla che è uscita, è stata ricevuta male dal numero 28 Madau. Scusate, Firino, Benedetta Firino, che non è riuscita a evitare il fallo laterale. Adesso c'è un time out chiamato sempre da Analla del Cingoli. 16-15 dopo 8 minuti e 20 di gioco in questo secondo tempo che è iniziato con
vari errori da una parte e dall'altra. Cingoli che ha accorciato di una rete rispetto allo svantaggio con cui si era concluso il primo tempo, che era terminato appunto con le ragazze di Roberto Degliana in vantaggio di due reti. A te Giacomo per un primo commento di questa prima fase di questo secondo tempo. Ma sì, le due squadre si stanno comunque ancora fronteggiando a testa alta, a viso molto aperto. Sembrava che il Nuoro potesse scappare, invece la Santarelli è stata brava a rimanere in gara, adesso a riportarsi a meno uno. Bisogna continuare su questa strada e non perdere la concentrazione, perché queste ragazze, soprattutto faccio due nomi, per esempio Satta e Mostoni, sono brave ad approfittare di ogni errore della Santarelli. A te Mirko. Sì, si riprende da centrocampo, palla al Cingoli dopo il time out chiesto dal tecnico di casa Nico Nalla. Velieri, Cristalli, ancora Ciattaglia, ancora Velieri, il passaggio all'ala per Eva Cappelli, che va a realizzare la rete della parità, 16-16. È rientrata intanto il numero 7 Notariani dopo l'infortunio di qualche minuto fa. Satta, ancora Mostoni, adesso la Notariani, e si è fatta subito vedere il numero 7 del Nuoro, che è andata a realizzare la sua sesta rete personale, ha riportato in vantaggio la sua squadra, 17-16. Velieri, Ciattaglia, ancora Velieri, forse passi, e questa volta c'è liberata la posizione del terzino sinistro, andata a realizzare la rete del pareggio il numero Chiara Ciattaglia, il numero 6 del Cingoli, che ha pareggiato 17 pari, mentre c'è una sanzione alla panchina del Cingoli, c'è un'ammonizione su segnalazione del commissario. Parità ancora, si riprende dopo 9 minuti e 40 secondi. Santarelli Cingoli 17, HC Nuoro 17. Notariani, Satta, Mostoni, ancora Satta che perde palla e poi la recupera. Ancora attacco del Nuoro. Ancora la Satta, adesso Madao. Passaggio all'ala e c'è la rete del numero 77 Chester, prima rete anche per lei, Nuoro ancora più uno. Cappelli, Velieri che non riesce, tentativo di passaggio all'ala, 9 metri, Mariniello, ancora Velieri, Ciattaglia, Cappelli ancora con Ciattaglia, Velieri che passaggio all'ala, non prova il tiro Cappelli, ancora giro palla il Cingoli e poi il tiro basso in doppio appoggio di Velieri che va purtroppo fuori. Riparte il Nuoro, Notariani, Satta e la rete, tiro basso della Satta che va a realizzare la sua prima rete di questo secondo tempo dopo le 5 realizzate nella prima frazione di gioco, e il Nuoro che si riporta a più 2 dopo mini break, quindi della squadra di Degliana, dopo il 17 pari del Cingoli, adesso ancora un più 2, 19-17. Ciattaglia che si incunea nella difesa, costringe al fallo e ai 2 minuti numero 78 il Nuoro, Satta.
Ancora Nuoro a più 1, 19-18, ma in inferiorità numerica per i due minuti inflitti al numero 78 Satta. Madau, Basolu, Notarianni, Mostoni, ancora Notarianni, lo scambio tra le tre giocatrici, Mostoni che tenta il tiro schiacciato para Battenti, Lenardon, Belieri, di nuovo sempre marcata uomo Cristina Lenardon, Belieri, c'è molto spazio ma non ne approfitta Cingoli in attacco, c'era uno spazio che si era aperto sulla destra della difesa del Nuoro. Riparte con 9 metri il Cingoli, Cappelli, Belieri, che stavolta il tiro del numero 8 viene parato ancora dalla Sizia e il tiro del numero 25 Basolu va fuori, riparte veloce il Cingoli, Cristalli, e questa volta c'è la rete sul primo palo di Cristalli che va a realizzare la parità 19-19, 13 minuti di gioco. Adesso il Anala ha richiamato in panchina e c'è ancora la rete della Notarianni che nonostante un fallo riesce comunque a andare in gol, vera anima della sua squadra, il numero 7 del Nuoro che va a realizzare la sua settima rete personale e riporta sul... E adesso Chiara Ciattaglia approfitta di questa indecisione della difesa del Nuoro che era rimasta un po' ferma e va ancora a pareggiare, si prosegue punto a punto per tutto questo secondo tempo. Il massimo vantaggio del Nuoro è stato di 2 reti e adesso in questo momento il Cingoli è riuscita a pareggiare, ci prova dall'ala numero 77 Chester ma para. Adesso la Lenardon e va a realizzare dopo un cost to cost dalla propria area fino al limite dell'area avversaria. Sette le reti anche per il numero 7 del Cingoli, che i due numeri 7 delle due squadre maggiori realizzatrici fino a questo momento con 7 reti. Perde intanto palla in attacco il Nuoro, riparte il Cingoli, Battenti, Lenardon, Belieri, lo scambio con Ciattaglia, ancora Belieri, ancora Ciattaglia, Belieri che cerca ancora Ciattaglia, adesso alla... E c'è il fallo sul tentativo di tiro da parte di Eva Cappelli, il fallo del numero 28 Benedetta Firino, e c'è un 7 metri per il Cingoli, pronta sulla linea di battuta Lenardon che va a realizzare la sua ottava rete personale. E Cingoli che adesso per la prima volta a metà di questo secondo tempo è in vantaggio con un più 2, massimo vantaggio per il Cingoli che fino a qualche minuto fa è stato sempre a rincorrere il Nuoro. Passaggio non riuscito da parte di Ciattaglia, difficile il
passaggio al pivot Mariniello, che era un po' coperta dai difensori del Noro. Adesso si pulisce il campo. Dicevamo Cingoli che sta ritrovando un po' alcune delle sue giocate, si è portata sul più 2 a 16 minuti e 14 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. Vediamo ancora Ciattaglia, Velieri, ancora Ciattaglia, ancora l'ala per Cappelli che non rischia il tiro, ancora questa volta all'ala destra e c'è l'invasione millimetrica di Francesca Criscalli che aveva trovato lo spiraglio sul primo palo e il palo questa volta di Basolu, recupera palla il Cingoli, rientra sempre Lenardon marcata uomo per tutto questo secondo tempo, rischia così Dejana lasciando chiaramente gli spazi in più in difesa. Ancora non ci prova Eva Cappelli, il tiro basso e questa volta Velieri va a realizzare il più 3 del Cingoli, quarta rete per Roberta Velieri. Buon momento del Cingoli e Roberto Dejana chiama il time out. Chiama subito un time out per spezzare questa inerzia di gioco che ha visto il Cingoli recuperare e poi portarsi sul più 3. Giacomo, come giudichi questa prima metà del secondo tempo? Bene la Santarelli, c'è stata la reazione che aspettavamo, due break decisivi, uno sul 17-19 che l'ha permessa di arrivare addirittura al 21-20, quindi la Santarelli sta giocando bene, è attenta in difesa, c'è stato qualche palo sfortunato da parte degli avversari, ma comunque la squadra sta rimanendo concentrata e adesso questo più 3 bisogna mantenerlo perché altrimenti si potrebbe riavvivare una gara punto punto. Una bella partita sicuramente da due squadre che comunque hanno bisogno di questi due punti. La Santarelli, come ho detto, bisogna che deve rimanere concentrata e speriamo che possa farlo in questi ultimi 13 minuti. Grazie Giacomo. Vediamo ancora Mister Dejana che sta dando le ultime indicazioni di questo time out alla sua squadra. Cingoli che ha fatto il suo rientro in campo, il Nuoro è ancora intorno al suo allenatore. Gli arbitri adesso stanno invitando le ragazze del Nuoro ad entrare a fare il loro ingresso in campo. E ragazze che rientrano adesso con la palla in attacco, si riprende con Mostoni, Notarianni, Satta, ancora Notarianni, la parata e di battenti, poi Lenardon che recupera il pallone sul tentativo sulla ribattuta della Ilaria Ilenia, scusate battenti. È stato un tentativo di conclusione da parte di una giocatrice del Nuoro, ma Cristina Lenardon ha recuperato adesso la Ciattaglia, uno contro uno, rete nel 7. C'è la Ciattaglia che in questo secondo tempo sta facendo la differenza, 5 reti tutte in questa seconda frazione per la centrale del Cingoli. Satta, ancora Notarianni, adesso fermata dal Mariniello, 9 metri. Satta ancora e questa volta nulla può battenti. Satta trova l'angolino alto alla destra del numero 16 del Cingoli. 24-21, più 3 per la Santarelli. Adesso
Lenardon per Ciattaglia. 9 metri per il fallo su Roberta Velieri. Palla ancora in attacco al Cingoli. Ciattaglia adesso opta, cambia difesa a Deiana, fa un 5-1 con il numero 77 Chester più avanzata, e questa volta è fortunata la Sizia. La palla batte sulla traversa e recupera però il Cingoli il pallone. Ancora errore in attacco del Nuoro, riparte l'azione del Cingoli. Ciattaglia, Velieri, adesso c'è tentativo di non far giocare la Ciattaglia, Velieri, e c'è il fallo, gli arbitri fischiano prima il fallo, non è valido questa rete. Ciattaglia ancora, Lenardon, e il tiro è fuori purtroppo. Filino adesso, Satta, lo sfondo di Satta su Roberta Velieri, riparte il Cingoli, Lenardon, Velieri, Ciattaglia, Velieri in attacco. Adesso Ciattaglia si sposta in posizione di terzino destro con Velieri centrale, Lenardon. Adesso dicevamo da qualche minuto in 5-1 il Nuoro con il numero 77 in avanti a dare fastidio al giropalla del Cingoli, tentativo di intercettare il pallone. Intanto è entrata anche il numero 20 Martina Filindeu. Fuori la conclusione del Cingoli, ma c'è l'angolo sul tocco della difesa del Nuoro. È stato assegnato l'angolo al Cingoli, che può comunque può quindi rigiocare un'altra palla in attacco. La piede, fallo di piede di Satta sul tentativo di Lenardon, e Lenardon con furbizia va a realizzare, a tirare direttamente 9 metri e sorprende Martina Sizia e riporta il Cingoli a più 4, 25-21. Filindeu, adesso Basolu, Filindeu, Basolu e Notariani. Filindeu, e questa volta fuori il tiro della Notariani. Palla ancora al Cingoli, 22 minuti di gioco, 8 al termine. Velieri, Lenardon, Velieri, adesso ancora Lenardon, Velieri, ancora lo scambio con Ciattaglia, ancora Velieri cerca, libera, e c'è ancora un'invasione di Cristalli. Peccato, poteva il Cingoli andare a cercare la fuga. Adesso il bel passaggio all'ala e non perdona dall'ala Chester, e riporta ancora meno 3 dal possibile più 5 del Cingoli invece al meno 3 del Nuoro. Velieri, Ciattaglia, Lenardon. Ancora Mariniello, adesso il scambio con Velieri, ancora Lenardon, ancora e c'è una spinta in aria alla Velieri, e c'è da parte del numero 25 Silvia Basolu, e c'è e ci sono i 2 minuti per le proteste, 2 minuti alla panchina del Nuoro, che deve quindi togliere una giocatrice dal campo. Proteste vivaci, le proteste di Roberto Deiana su questo attacco del Cingoli. Deiana reclamava uno sfondo,
ha protestato troppo vivacemente, gli arbitri hanno dato 2 minuti e è dovuta uscire la Podda. Lenardon questa volta para Martina Sizia e mantiene a galla la propria squadra. Firindeu, Basolu, Notariani, e c'è la parata di Ilenia Battenti. Riparte adesso lentamente il Cingoli, che non ha idea di forzare i tempi. Cingoli che si trova in superiorità numerica. Tanto doppio pivot, entra anche la Faris, Lenardone va all'ala, Velieri, Ciattaglia, ancora un fallo e ancora 2 minuti al numero 7, questa volta Notariani. Cingoli quindi in doppia superiorità numerica. Vedremo come se saprà sfruttarla la squadra di casa. Intanto Sara Bartolucci, e c'è la rete su rigore del numero 3 del Cingoli. Cingoli che si riporta più 4. Nuoro con 5 giocatrici in campo. Basolu tenta l'1 contro 1, perde palla. La recupera il Cingoli, riparte lentamente la Lenardon, rientra Sara Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, Lenardon, adesso dovrà Cingoli cercare di Faris, la parata ancora di Sizia, ancora decisiva. Con la doppia superiorità numerica ha compiuto una parata di piede veramente bella dall'ala Cristalli, e questa volta c'è la rete di Francesca Cristalli, che riporta il Cingoli a più 5. Poco meno di 5 minuti al termine. Adesso Madau, Basolo, intanto rientra Mostoni. Nuoro con ancora però con l'inferiorità numerica. Basolu, Mostoni, ruba e c'è il tiro, la palla recuperata dal numero 77 Chester dopo un'azione confusa in attacco, una palla prima persa e poi recuperata dal Nuoro, e il Nuoro che non molla, è sempre lì a meno 4. Cingoli adesso che dovrà gestire bene questi minuti restanti. Ancora all'ala, ancora Francesca Cristalli, rete dall'ala, ancora quarta rete per il numero 18 del Cingoli. 28-23, 4 minuti al termine esatti. Rientra anche la Notariani e adesso parità numerica ristabilita. Ultimi 4 minuti di fuoco qui al Pala Quaresima. Notariani fa buona guardia Cappelli. In attacco ancora 9 metri il Nuoro. Mostoni, Notariani e Basolu. Firinau, adesso Notariani, tentativo di passaggio al pivot, strattonato però Madau, 9 metri ancora per il Nuoro. Ancora Notariani, Firinau, ancora palla intercettata da Cappelli, ma è sempre rimessa laterale, palla sempre in attacco e c'è il passivo adesso, e Notariani, e questa volta i 2 minuti per Mariniello, che non ci volevano assolutamente, perché Cingoli doveva continuare a difendere normalmente. La Notariani nell'uno contro uno è riuscita a mettere in difficoltà Mariniello, che è stata costretta al fallo, quindi 2 minuti adesso Cingoli in inferiorità numerica. 3 minuti al termine. Notariani, e la rete di Notariani che tiene a galla il Nuoro. 28-24, ci sarà da soffrire ancora per le ragazze di Anala, che dovranno giocare questi minuti ancora in inferiorità numerica. E c'era
tentativo di uno contro uno di Roberta Velieri, fermata dal fischio dell'arbitro per un fallo subito. Ancora Cingoli in attacco, adesso le due Lenardon e Ciattaglia marcate a uomo. Velieri, Velieri ancora, adesso il passivo per il Cingoli. La Velieri e conquista un molto, con molta furbizia, un angolo il Cingoli. C'è la Lenardone, non si riesce, eccola la battuta adesso. Roberta Velieri, tiro basso schiacciato. E questo è un gran gol di Roberta Velieri, il quinto personale, che rimette Cingoli a più 5 a 1 minuto e 50 dal termine. Possiamo dire che qua si decide l'incontro a favore della Santarelli. Cingoli recupera palla, Lenardone che va tutta sola in contropiede e va a realizzare il più 6, Cristina Lenardon. Decima rete personale per il numero 7 del Cingoli. 30-24, un minuto e mezzo al termine. Possiamo dire che la Santarelli conquista la sua seconda vittoria qui e qui alla Palaquaresima di Cingoli. Adesso rientra la Satta che intercetta il tentativo di contropiede del Cingoli, la Notarianni, il tiro di questa ragazza che non molla mai, numero 7, Michela Notarianni del Nuoro. 9 le reti per lei. Ultimo minuto, 50 secondi di gioco, palla in possesso il Cingoli, 30-25. Velieri, Velieri per Lenardon, ancora Cristina Lenardon, questa volta sorprende Martina Sizia, riparte velocissimo il Nuoro per l'ultimo attacco forse dell'incontro. 30 secondi al termine, Cingoli, Santarelli Cingoli 31, HC Nuoro 25. E la rete della Satta, tiro doppio appoggio, tiro debole ma sorprende la battenti. 15 secondi al termine, 12 palla in possesso del Cingoli, 31-26. Vediamo se il Cingoli farà quest'ultimo tiro, lo fa la Lenardon, la palla è deviata in angolo ma la partita finisce qui e il Cingoli